sarò a fuoco? Ma ciao amiche, ciao amici, come state? Torno finalmente su YouTube e non registravo un video da tanto tempo e mi vorrei autodefinire la donna più incoerente di YouTube, perché veramente ragazze vi faccio tante promesse e non riesco a rispettarle, mi perdonate ragazze. In realtà il lavoro mi prende tantissimo, quando torno a casa la sera sono cotta, lessa, marcia, e quindi non trovo mai il tempo di mettermi a fare video, però stamattina vi giuro, nonostante il caos che imperversa intorno a me e regna sovrano, mi sono detta no, devo registrare dei video, anche perché ho delle cose da mostrarvi e le tengo qua proprio per questo motivo da troppo tempo. Alcune cose le ho già utilizzate, altre le ho acquistate ieri sera, insomma nel corso di questi ultimi giorni, di queste settimane ho fatto un po' di acquisti e vi volevo parlare di alcune cosette, ve le volevo mostrare, anche perché come sempre vi dico, quando metto le foto su Instagram mi chiedete tutte, la cosa che mi chiedete di più è di fare gli haul, e quindi ragazze, voi sapete, a me piace farli, mi piace dar loro forma, mi piace farli, mi piace girarli, mi piace guardarli, quindi eccolo qua. Partiamo subito, altrimenti mi perdo come sempre in chiacchiere. E partiamo con un acquisto che ho fatto da Sensation. La Sensation è una catena di profumerie alla quale ho lavorato anch'io anni fa, quindi ho lavorato presso questa catena, mi ci sono trovata benissimo, poi me ne sono andata. Lasciamo stare. Però è una catena che si trova solo in Calabria per ora, in tutta la Calabria, è molto diffusa, molto conosciuta e ci sono veramente delle bellissime occasioni, molte volte ci sono delle promozioni, delle offerte promozionali, aggiungete il fatto che io acquisto al punto vendita dove lavoravo, quindi ho delle corsie preferenziali, nel senso che chiamo le mie amiche e dico e chiedo loro se ci sono delle offerte, delle promozioni, e quindi molte volte ho questa corsia preferenziale attraverso cui mi muovo e quindi faccio degli acquisti in questo senso. E a tal proposito sono riuscita ad acquistare una cosa che volevo prendere da tanto tempo, ragazze, che è questo qua. Questa è la Perfecta Face Sonic System di Imetec, che è la spazzolina, una delle spazzoline rotanti simil Clarisonic che sono uscite e imperversano e spopolano nel corso degli ultimi anni. Io ero indecisa perché di recente una mia amica ha acquistato il Clarisonic, quindi sentendo lei mi ero quasi convinta ad acquistare quello, però di fronte a questa promozione mi sono assolutamente fiondata ad acquistare questo qua di Collister, perché praticamente all'interno di una scatola, che adesso vi faccio vedere, all'interno di questa scatola c'era l'apparecchio in questione, poi tre spazzoline, le spazzoline che devono essere utilizzate appunto a seconda dei casi e delle necessità, la bustina, quindi la dust bag da viaggio nel caso in cui vogliate portare il vostro apparecchio con voi se viaggiate, e poi c'erano questi tre prodotti del valore di 37 euro in omaggio, che sono un idrogel detergente delicato che mi sta piacendo tantissimo, una crema che mi sta piacendo tantissimo, crema idratante da mettere dopo questo trattamento, e poi una idrocrema esfoliante illuminante, che è uno scrub molto leggero, molto delicato, che va fatto una o due volte a settimana, io lo sto facendo una volta sola. Allora ragazze, la spazzolina non ve la descrivo nel dettaglio, anche perché nel caso in cui voi siate interessate ad una recensione o a vedere l'utilizzo di essa, me lo fate sapere nei commenti. Intanto sgocciola perché l'ho utilizzata, non riesco a parlare da tanto tempo che non giro video, l'ho utilizzata stamattina, quindi sgocciola ancora. Però se siete interessati appunto a vederla all'opera o ad una recensione più approfondita, ve la faccio poi nel dettaglio, adesso ve la mostro soltanto. Intanto la spazzolina è ergonomica, è dotata di una base di appoggio che deve essere lasciata appunto sotto carica, e poi ci sono tre spazzoline da aggiungere, attaccare qui, ecco. E sono una per la detersione giornaliera, che è quella che io utilizzo sempre, una per uno scrub, una per le pelli più sensibili, scusate, io non la sto utilizzando al momento, e poi questa qui che è per il massaggio facciale in silicone. Ci sono tanti dentini siliconati, piccoli piccoli piccoli, poi man mano più grandi, poi tondeggianti ai lati, e praticamente voi andate a fare un massaggio facciale, e questa è la spazzolina che sto adorando di più, perché nell'arco di poche settimane veramente io ho visto un miglioramento del viso notevole, aumentata la tonicità, ridotti i pori dilatati in questa zona qui, quindi mi sta piacendo tantissimo. È una prima impressione ovviamente, però vi
sono quasi sicura di quello che vi sto dicendo, mi sta piacendo tanto 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 tanto, e vi voglio parlare poi, dopo averne fatto un uso più assiduo e a lungo termine, vi voglio parlare dei risultati che mi ha dato questa spazzolina. Ho pagato tutto ciò 107 euro in offerta promozionale, quindi c'era questa promozione, io assolutamente ne ho approfittato. Poi sempre da Sensation, ho troppe buste, torno, eccomi, sempre da Sensation, ho preso una cosa che anche in questo caso volevo prendere da tanto tempo, però mi trattenevo, ed è questo contorno occhi qua di Clinique, che è della linea Pep Start, un contorno occhi defaticante che serve appunto per attenuare le borse e le occhiaie. Siccome io ultimamente sono sempre stanca, dormo poco, ho passato anche un periodo un po' problematico, ecco, quindi ho dormito poco veramente, e avevo bisogno di qualcosa che mi decongestionasse la zona la mattina, e mi era balenata appunto l'idea molte volte di acquistare questo qui. Questa crema idratante contorno occhi che mi piace veramente tantissimo, mi sta piacendo anch'essa tantissimo, anche in questo caso la sto già utilizzando da qualche settimana, trovo molto utile e carina, è carino l'applicatore rotondo che consente appunto di applicare il prodotto e anche contemporaneamente di fare un massaggio nella zona, e poi mi piace tantissimo che ci sia questo sistema apri e chiudi, nel senso che questa pallina si alza e si abbassa e quindi si apre e si chiude, consentendo una erogazione, che adesso è uscita la crema, una erogazione del prodotto, e anche che poi nel caso in cui noi vogliamo posare il barattolino rimane appunto sigillato, e questo è una cosa che mi piace tantissimo. Altra cosa che mi piace tantissimo di questo prodotto è che può essere applicato anche durante il giorno sul make up, quindi anche se siete truccate, magari siete fuori casa o siete anche al lavoro e sentite una sensazione di occhi stanchi, andate con questo e potete andare direttamente anche sul trucco. Scusate l'umore di sottofondo eventuali, ma i vicini stanno trapanando adesso. Poi ragazze, allora vi faccio vedere questi qua a grande richiesta, perché di recente ne ho acquistato altri due. Adesso vi mostro gli acquisti recenti, poi se vi interessa vi faccio vedere tutta la collezione completa successivamente. Questi braccialetti qui mi hanno colpito da almeno 6-7 mesi, insomma, da 6-7 mesi che ne sono perdutamente innamorata. E questo brand si chiama Kidult, o Kidult, comunque, Discovery qui Kidult, lo potete trovare sia su Instagram, su Facebook, c'è la loro pagina, il loro sito online, io ho il punto vendita vicino, quindi i danni sono sempre a portata di mano. E ho acquistato di recente due braccialetti legati alla sfera spirituale, perché praticamente ogni braccialetto è legato ad una sfera diversa, quindi alla vita, all'amicizia, poi ci sono quelli motivazionali, non mi viene il termine, eccetera eccetera. Però io ho voluto prendere questi due legati appunto alla sfera religiosa, perché sono molto credente, non so se voi lo sapete, se ve l'ho detto mai, probabilmente sì, comunque io sono molto credente, e ho voluto prendere questi due braccialetti qui, che sono la croce, la nostra croce, e poi la croce di San Benedetto. Tra l'altro sono anche benedetti questi due braccialetti, se vi può interessare la cosa, e quindi ancora un ulteriore valore aggiunto. La scatolina all'interno della quale vi vengono dati è questa, anche in questo caso c'è una bustina molto carina di questo colore verde, non è un verde acqua, è un verde, definitelo voi ragazze, perché non mi addentro nella cosa. La scatolina in cui vi vengono dati è questa qui, la bustina è questa qui, costano intorno alle 29 euro ciascuno, e mi piace tantissimo appunto perché anche in questo caso ogni bracciale rappresenta un simbolo, quindi è un simbolo, ha un simbolo diverso, e quindi vi potete sbizzarrire. Ariechime. Poi ragazzi, ho acquistato una cosa da tanto tempo, veramente questa, quasi da quando ho iniziato a lavorare, ed ho acquistato da su questa pagina Instagram che si chiama Carlotta Moda 3, ho acquistato questo borsone qui, che mi è piaciuto veramente tantissimo. È un borsone, come potete vedere, molto grande, molto ampio, con le mie iniziali sullo stesso. C'è la possibilità di fare degli altri abbinamenti di colore tra il borsone in sé e i manici del borsone, però io sono rimasta un po' sul
classico, anche perché lo volevo portare appunto sempre con me e lo volevo utilizzare sia per la palestra, prevalentemente appunto per la palestra, però poi ho trovato un uso alternativo veramente valido, perché lo sto utilizzando per andare al lavoro. Ebbene sì, l'ho utilizzato da subito per andare al lavoro, perché resto molte volte fuori casa 8 ore, a volte nella pausa pranzo non torno a casa, quindi rimango fuori, mi trovo in giro e devo portare con me il mondo. Vi farò assolutamente un what's in my bag, perché mi avete richiesto anche quello, però vi faccio solo vedere questo borsone che veramente mi piace un sacco. Come vedete è molto ampio, è pieno, è molto ampio. Dietro c'è anche una ulteriore tasca con una cerniera e poi le iniziali appunto sopra, che sono la cosa per cui l'ho voluto prendere. Mi piaceva avere questa cosa, questo borsone fatto così. Mi pare di averlo pagato intorno alle 43 euro, non vorrei dire banalate, ma mi pare appunto 43 euro. Comunque questo è quanto. Insomma, vi farò un what's in my bag per farvi vedere come mi sono organizzata. Peso un botto, ragazze, come mi sono organizzata appunto per portare tutto quello che mi serve al lavoro e avere tutto appunto con me, anche se rimango fuori casa tutta la giornata alla fine della fiera. Poi, da Tiger, vi mostro anche questi perché ho messo una foto su Instagram, come al solito, e mi avete chiesto in tantissime dove li comprati, che belli, Carmen, facci sapere dove li comprati, eccetera, eccetera. Anche se a volte lo scrivo nella didascalia della foto, mi sfugge probabilmente, e vi volevo mostrare anche questi occhiali da sole. Qua, eccoli qua, sono questi occhiali che si utilizzano, sono questi occhiali molto in voga al momento, di questo color legno, finto legno, quindi effetto legno chiaro, che mi piacciono veramente tantissimo. Li ho comprati da Tiger, li ho pagati pochissimo, 5 euro, e li voleva prendere anche mia sorella, però non si è decisa. Li deve prendere assolutamente, perché secondo me sono carinissimi, molto carini, proteggono bene dal sole, insomma, per un uso giornaliero se può fa, anche se poi io per gli occhiali da sole prediligo e preferisco quelli di marca, ecco, diciamo, quelli che ho effettivamente lo sono, però per tutti i giorni, per cambiare, questi non sono assolutamente male, e quindi li ho comprati lì. Poi vi metto anche all'interno di questo video delle cose che ho ricevuto da un'azienda con cui sto collaborando da un po' di tempo, perché altrimenti non so quando riesco a fare un altro video, e ci tengo assolutamente a farvele vedere. E parlo di Pixi, questo brand di cosmetici molto interessante, che mi ha contattato poco tempo fa, mi ha chiesto appunto questa collaborazione, io ho accettato e devo dire che ne sono contenta, perché ci sono delle cose molto molto carine. Si chiama Pixi by Petra, vi metto la pagina Instagram su nell'info box, così potete andare a curiosare. E ho ricevuto di recente appunto questo trio, questo tris di prodotti, ecco, che consta di questa piccola palettina di blush illuminante, molto utile da portare con sé, quindi mettere nella pochettina per esempio, da portare fuori casa. È molto carino anche il pack, guardate, questo verde è veramente carinissimo, tra l'altro campeggio in questo video il verde, questo colore verde così. Poi questo illuminante in crema, che è molto molto carino, io l'ho utilizzato un paio di volte, l'ho messo qui, veramente carino, discreto, può essere utilizzato anche di giorno. E poi questo, che è un lip gloss effetto plumping, nel senso che lo mettete sulle labbra, dà un leggero pizzicore e vi dà l'effetto appunto rimpolpato di labbra, ve le rimpolpa subito, otticamente ovviamente, ed è molto molto carino. Quindi questo è il primo tris di prodotti che ho ricevuto. E poi la cosa più interessante, per la quale sono rimasta veramente contenta, sono queste qua, che sono delle acque per il viso, ognuna con una funzione diversa. Allora, ci sono due acque idratanti, una più energizzante da utilizzare la mattina, da portare con sé per rinfrescare il make up, eccetera 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 eccetera. Una invece idratante, che è proprio una vera e propria acqua idratante. Molto interessante il concetto appunto di poter spruzzare il prodotto invece che spalmarlo o applicarlo con le mani. E poi c'è un fissante per il make up, che mi sta piacendo tanto perché lo sto utilizzando, è un fissante dall'effetto glowy, che è appunto proverò sicuramente però di più in estate, nelle serie d'estate in cui uscirò. Ve ne mostro solo due, proprio perché le altre le sto utilizzando, quindi le ho in utilizzo. Una è sulla mia postazione del bagno, quindi per la skin routine
la skin routine, la skin routine del mattino è skin care routine, e questa è la Glow Mist che devo utilizzare dopo, quindi non, come mai è così? Ah, questa va proprio, questa è tipo con degli oli essenziali, infatti propoli e argan, infatti si vede che è tipo bifasica, molto interessante. E poi questa è quella idratante che però utilizzerò dopo aver finito l'altra, è inutile aprirle tutte, però anche in questo caso su Instagram vi ho messo le foto in cui spiegavo nello specifico una per una l'utilizzo di ognuna di esse, eccetera eccetera. E quindi grazie Pixie, ve le volevo mostrare assolutamente. Ieri sera, e concludiamo, sono uscita con una mia amica, vi mostro qui questi, questi acquisti, anche se prossimamente ne devo fare altri, però magari poi più là vi faccio vedere quello che acquisterò. È appunto in preventivo questa missione, questa spedizione punitiva per acquistare delle altre cose che abbiamo visto e ci abbiamo lasciato un pochino il cuore, però per ora ho preso queste perché erano quelle che mi servivano di più. Cercavo da tempo dei jeggings, quindi dei jeans, in un negozio appunto del mio paese che si chiama così, AA Stock Outlet, ed è un outlet grandi firme in cui potete trovare appunto delle cose appunto firmate, grandi firme, però veramente scontatissime. Ce ne sono di ogni, ecco. Io mi sono tenuta un pochino sempre sul low cost e ho preso questi qua, che sono dei jeggings, ragazzi, di Sylvia Niche, che cercavo da tempo. Io volevo un colore del genere, ecco, vedete, questo blu, questo denim molto, molto scuro, anzi in videocamera sembra più chiaro, in realtà è più scuro dal vivo. Le ho pagati solo 25 euro, sono una 42, l'unica cosa che un pochino mi ha delusa, perché quando li ho presi non me ne sono resa conto, è che sono a vita bassa, un po' a vita bassa rispetto a quelli che utilizzo io, perché a me piace, vedete, lo potete vedere a cavallo, ecco. Però ragazze, le ho presi appunto perché erano scontati, perché comunque il modellino è carino, per tutti i giorni vanno bene. L'unica cosa, vi ripeto, li volevo un po' più a vita alta, io li utilizzo a vita alta, i jeans mi piacciono di più. Sono modellino skinny che va girato, ovviamente lo potete girare qui alla caviglia oppure portarlo lungo a seconda di come lo volete utilizzare. Molto molto carino da utilizzare con delle giacchine, adesso che, se vuole Dio, arriva la primavera, con delle magliettine semplici, quindi delle t-shirt e poi sopra dei blazer, insomma molto molto carino. Speriamo che arrivi la primavera per poterci un po' alleggerire da questi giacconi, eccetera. Poi, incredibile dictu, me ne stavo andando, siccome ci sono anche borse, accessori, scarpe in questo outlet, io stavo uscendo, però ragazzi, mi è colpito una cosa che mai avrei detto avrebbe potuto colpirmi, e cioè questa qua, una borsa di Desigual. Desigual è un brand che io odio, non mi piace, non mi piacciono i capi di abbigliamento che produce, non mi piacciono queste stampe troppo colorate, troppo confuse, mi sembrano delle stampe confuse. Però ragazze, quando ho visto questa mi ha colpito qualcosa, mi ha colpito e l'ho dovuta prendere, non potevo non prenderla. Guardate che carina che è una borsettina fatta così, con il manico rosso, bordeaux, vinaccia, e poi carinissima perché al lato ha questa giornierina che consente appunto di farla più o meno stretta, ma io la lascerò così. Poi si apre in questo modo, quassù c'è un'ulteriore giorniera, vedete? Troppo carina, troppo troppo troppo, così. E poi dentro è anche abbastanza capiente, vedete? C'è una tasca e poi una taschina davanti, molto carina. Se si sposta il treppiedi è Tommy, perché qui, ovviamente. Quindi questa è la... con la sua solita delicatezza, Tommy. Quindi questa è la borsa, la borsetta, la borsettina, come la possiamo chiamare? Vedete, c'è scritto proprio il modellino, no? Bene. Però è una borsa piccola, diciamo, che può essere... perché c'è una S? Ah, Desigual con una S, boh. Non so perché. Comunque ragazze, vi piace, che dite? Io non avrei mai detto di prenderla, sinceramente, però la trovo carina e nemmeno eccessiva. Carina, poi c'è scritto al centro di tutto stanno le persone, qui. Non avevo letto la frase, sono contenta ancora di più di averla acquistata perché è una frase che sento molto, al centro di tutto stanno le persone, quindi sì, è vero.
Quindi adesso questa qui la voglio subito utilizzare, me la riempirò del necessaire per le uscite veloci, ecco, mi piace tanto, ecco, mi piace, e l'ho pagata, non vi stavo dicendo la cosa più importante, l'ho pagata 27 euro appunto in sconto. Che dite ragazze, perché non ho acquistato mai di questo brand? Quindi questo è quanto ragazzi, ce l'ho fatta finire quest'ora, sono contentissima, vi ho mostrato tutto, come vi dico sempre, Tommy mi ha fatto un disastro, passando con la sua solita delicatezza. Io chiudo qui perché altrimenti diventa un video interminabile, vi invito su tutti i miei social, li trovate qui, spuntano adesso, 1, 2, 3, 3, 2, 1, insomma venite anche là, mi raccomando interagite, commentate, ma lasciate un pollice in su in questo video, mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti e attivate anche le notifiche per non perdere i prossimi video, che giuro solennemente saranno più frequenti, ve lo giuro, parola di scout. Io vi mando un grande abbraccio, io vi voglio bene, vi ringrazio per continuare a iscrivervi, per i messaggi che mi mandate, per l'affetto che mi dimostrate, per esserci, grazie, vi voglio bene, al prossimo video!